Il primo elemento sono scarpe comode. Il secondo elemento è la penna. Il terzo, il software gestionale. Sono Laura, la receptionist. Che ho scelto sono le scarpe comode, perché secondo me sono fondamentali per poter lavorare 8 ore in piedi, quindi è importante stare comodi per far sì che le mie energie poi non vadano a discapito del lavoro, della performance. La penna invece è importante perché, nonostante possa sembrare un elemento un po' sorpassato rispetto al digitale, rispetto ai tempi di oggi, devo sempre essere pronta a scrivere delle annotazioni. Utilizzo la penna anche per quelli che erano una volta i servizi svolti dal portiere. Prendo l'annotazione di un ristorante, se devo fare una prenotazione per il cliente, dei servizi supplementari come può essere un mazzo di fiori o una torta di compleanno. Il software gestionale è importantissimo. Il cliente arriva e io utilizzo il software, le partenze, per passare una chiamata in camera, ma anche per inquadrare la cassa, per vedere se le camere sono pronte, se sono pulite. Diciamo che siamo in collegamento con i vari reparti dell'albergo. Lavoriamo con tantissimi stranieri, ma un sorriso e un buongiorno, un buonasera, un'espressione del viso sorridente è comprensibile da chiunque. Anche se il cliente che ho davanti a me non parla la mia lingua, capisce che lo sto accogliendo. Nel nostro mestiere serve avere anche molto autocontrollo. Ci sono delle situazioni che accadono e che non devono arrivare al cliente, cioè lui non deve percepire la situazione di disagio o di improvvisazione. Dobbiamo noi risolverla e poi informare il cliente. Non può certamente mancare nel nostro mestiere la flessibilità. Flessibilità nei turni, perché ci può essere sempre l'imprevisto di un cambio turno, e flessibilità anche di adattamento alle varie situazioni che si possono presentare. Voglio raccontare un aneddoto di una cliente che la sera alle 10 si è presentata alla reception chiedendo che le venisse raccomodata la suola della scarpa. La mattina alle 7 abbiamo dato la scarpa al nostro manutentore, che come primo intervento della giornata ha provveduto subito a riparare la scarpa con del buon mastice, e la cliente ha potuto così fare il tour di Firenze, della nostra città, senza nessun problema.